Nessuno sentirà il tuo grido nello spazio. O qualcosa del genere. Tutti abbiamo sentito questa famosa e agghiacciante frase. Ed è effettivamente vera. Lo spazio consiste per la maggior parte in un gigantesco nulla. C'è molto spazio nello spazio. Ma questo non significa che non ci siano suoni. Anzi, ce ne sono molti. E alcuni di essi possono persino far rabbrividire. Diamo un'occhiata ai suoni spaziali più spaventosi. Prima di tutto, come si registrano i suoni cosmici? Il suono è solo la vibrazione delle molecole. Quando si urla, le molecole si spingono furiosamente l'una contro l'altra fino a raggiungere l'orecchio della persona a cui si sta urlando. A quel punto, queste vibrazioni vengono trasmesse al cervello e noi le riconosciamo come qualcosa per cui forse ci si deve scusare. In altre parole, per sentire qualcosa abbiamo bisogno di molecole. E qui le cose si complicano. Nello spazio non ce ne sono. L'intero universo è quasi completamente costituito dal vuoto, il nulla assoluto. Tuttavia, i maghi della NASA continuano a registrare i suoni spaziali in qualche modo. Come ci riescono? Il fatto è che ci sono alcuni tipi di onde che non si preoccupano delle molecole. Noi, gente comune, non possiamo percepirle senza dispositivi speciali. Queste onde includono, ad esempio, le onde radio. Abbiamo bisogno di una radio o di qualcosa di simile per riconoscerle. Ed è proprio questo che fanno i satelliti della NASA. Catturano onde radio casuali. Grazie al loro eroismo, possiamo scoprire come suonano i diversi corpi cosmici. Questi satelliti registrano una varietà di onde. Fluttuazioni di plasmi, campi magnetici e altre cose. E poi gli scienziati della NASA trasformano tutto questo in normali colonne sonore. E alcuni di essi sembrano piuttosto spaventosi, per usare un eufemismo. Prendiamo ad esempio il nostro campo magnetico. Circonda il nostro pianeta come uno scudo invisibile, proteggendoci da ogni sorta di cattiveria, come le radiazioni o i venti solari. Allo stesso tempo, però, non possiamo né vederlo, né sentirlo, né... Ups, l'ultima è superata! Gli scienziati della Technical University of Denmark hanno preso le onde magnetiche registrate dal satellite Swarm dell'ESA. Le hanno convertite in una traccia audio e hanno ottenuto un risultato piuttosto inquietante. A dire il vero, sembra più un'entità che vi perseguita nel cuore della notte. E se ricordate le mappe del campo magnetico terrestre, vi sembrerà di sentire un ragno che striscia nelle vicinanze. Brrr! E questo non è il primo suono strano che abbiamo captato sulla Terra. Di recente abbiamo captato un'altra strana emissione radio proveniente dallo spazio. Gli scienziati hanno scoperto che il segnale ripetuto proveniva da un luogo molto lontano, miliardi di anni luce da noi. Di solito queste raffiche radio veloci non durano più di qualche millisecondo, ma questa era unica. È durata circa 3 secondi, in pratica migliaia di volte più a lungo del solito. E allo stesso tempo il segnale era molto preciso, tanto che gli scienziati lo hanno addirittura paragonato a un battito cardiaco. Gli scienziati ritengono che questo segnale sia causato dalle pulsar o dalle stelle di neutroni. Una volta Nikola Tesla ha captato qualcosa di simile. Ma, sfortunatamente, a quel tempo non si conoscevano cose come le pulsar. Quindi Tesla era sicuro di aver captato un messaggio da qualche vita extraterrestre. Peccato che la verità si sia rivelata molto più noiosa. Ma passiamo dalla Terra alla Luna. Nel 1969, gli astronauti della missione Apollo 10, la navicella che effettuò l'ultimo volo di prova sulla Luna, passarono davanti alla sua superficie e poi captarono alcuni strani segnali provenienti dal suo lato oscuro, quello che non vediamo mai perché la Luna è agganciata a noi. Il suono era così strano che gli astronauti non erano nemmeno sicuri di doverlo riferire alla NASA. Temevano di non essere presi sul serio e forse di non poter partecipare alle prossime missioni spaziali. Ecco cosa sembrava. Ma, secondo la NASA, non si tratta affatto di un'inquietante musica extraterrestre. Potrebbe trattarsi solo di onde radio che si sono influenzate a vicenda a causa della loro vicinanza.
anche se gli astronauti che l'hanno sentita per la prima volta probabilmente si sono sentiti un po' spaventati. Passiamo agli altri pianeti. 40 anni fa gli scienziati hanno esplorato attivamente la superficie di Venere. Vi inviarono ben 10 sonde che dovevano catturare le prese audio e video dalla superficie. Ora sappiamo come suona Venere, che potrebbe facilmente distruggerci ad ogni tentativo di avvicinarsi ad esso. Orribile. E non ci si aspetterebbe altro dal pianeta più pericoloso del Sistema Solare. Sfortunatamente, Venere è ancora più tossico dell'utente medio di Twitter, quindi queste sonde non sono durate a lungo. Sono arrivate eroicamente su un pianeta e si sono presto guastate. Il prossimo è Giove. Questo gigante dello spazio, 11 volte più grande della Terra, non manca mai di spaventarci. Una delle sonde della NASA, Juno, vola intorno a Giove ogni poche settimane. La sonda si muove a una velocità impressionante, 209.214 km all'ora. Un giorno, Juno captò uno dei segnali invisibili più forti che avesse mai incontrato. Era il punto in cui il vento solare impazzito entrava in conflitto con il campo magnetico di Giove. Sembrava un boom cosmico. Il suono originale durava 2 ore, ma è stato compresso a pochi secondi. In realtà sembra più la collisione di un'onda marina con uno scoglio. Ma in termini di orrore, Giove, sorprendentemente, perde contro una delle sue piccole lune, Ganimede. Nel 2021 la sonda spaziale Galileo ha sorvolato Ganimede e durante il volo ha ricevuto una registrazione piuttosto strana. Questi suoni sono radiazioni satellitari. Non è chiaro se si tratti di un'accogliente giornata di sole nella giungla o di migliaia di pipistrelli che vi aspettano nella notte. Il prossimo è Saturno. Questo segnale è stato captato dalla stazione interplanetaria automatica Cassini-Huygens, lanciata nello spazio nel 1997. Sorvolando Saturno, Cassini ha registrato un suono piuttosto spaventoso. Questo grido terrificante di migliaia di anime è in realtà solo un'onda radio. Non sono molto diverse da quelle emesse dalle aurore sulla Terra. Poco dopo, la Cassini ha ricevuto un'altra registrazione. I suoni prodotti dai fulmini e dai temporali su Saturno hanno un suono piuttosto interessante. Sembrano più popcorn che scoppiano o un contatore Geiger, vero? Ma è solo perché questi fulmini hanno una frequenza pazzesca. Passiamo dal Sistema Solare allo spazio esterno. Il famoso Voyager 1 è stato lanciato nel 1977 e continua a inviarci dati anche 40 anni dopo il suo lancio. Nel 2012 ha lasciato il Sistema Solare ed è entrato nello spazio interstellare. E mentre abbandonava la sua casa, il Voyager 1 ha rilevato il suono delle onde di plasma. La registrazione originale è durata 7 mesi. Ma, fortunatamente, gli scienziati si sono dispiaciuti per noi e l'hanno ridotta a 12 secondi. Non mi sembra molto inquietante. O forse sì. E anche se sembra che niente possa battere gli orrori di Saturno, concludiamo questo torneo con uno degli oggetti più spaventosi dell'universo, un buco nero. Questo suono è stato registrato dal telescopio spaziale Chandra. Studiando un ammasso di galassie nella costellazione di Perseo, hanno scoperto qualcosa di strano. Il centro della Via Lattea è un luogo di intense radiazioni, gravità e mistero. Un luogo dove le forze della natura sono al limite. Ma cosa succederebbe se il nostro pianeta si trovasse su quel palcoscenico cosmico? Cosa succederebbe se riuscisse a sopravvivere lì? Iniziamo questo viaggio nel cuore della nostra galassia per scoprirlo. Immagina di fluttuare nello spazio, circondato da miliardi e miliardi di stelle. All'improvviso vedi in lontananza una massa luminosa e vorticosa di gas e polvere. Quella, amico mio, è la Via Lattea, la nostra casa nell'immensa distesa dell'universo. Si stima che la Via Lattea contenga oltre 100 miliardi di stelle e che si estenda per circa 100.000 anni luce. In altre parole, se viaggiassi alla velocità della luce, impiegheresti 100.000 anni per attraversare la Via Lattea da un capo all'altro. Si tratta di migliaia di miliardi di chilometri. Non è solo un insieme statico di stelle e gas, è un sistema dinamico e in evoluzione. Infatti la Via Lattea sta attualmente sfrecciando nello spazio a una velocità di circa 2 milioni di chilometri all'ora.
Una delle cose più affascinanti della nostra galassia è la sua forma. La Via Lattea è una galassia a spirale, il che significa che ha l'aspetto di un disco con un rigonfiamento centrale e bracci a spirale. È lì che nascono le nuove stelle e si concentra il maggior numero di stelle, gas e polveri. Ed è lì che si trova il Sistema Solare. Il nostro sistema è come un minuscolo granello nel grande arazzo cosmico della Via Lattea. Si trova a circa 26.000 anni luce dal centro della galassia. È tanto, vero? Anche il Sistema Solare si muove lungo la Via Lattea, orbitando intorno al suo centro galattico. Il nostro sistema impiega circa 230 milioni di anni per compiere un'orbita completa intorno alla galassia. Pensa un po', dall'epoca dei dinosauri abbiamo percorso solo un quarto di strada. La posizione del Sistema Solare nella galassia influisce sulla nostra vita in molti modi. Ad esempio la quantità di radiazioni e raggi cosmici a cui siamo esposti, la probabilità di impatti con asteroidi e così via. Inoltre, grazie alla nostra posizione, possiamo godere di una vista straordinaria sull'universo che ci circonda. Dal nostro punto di osservazione siamo in grado di vedere altre galassie, nebulose e ammassi stellari con dettagli mozzafiato. E viviamo in un quartiere piuttosto vivace, con molte altre stelle e pianeti. Quindi siamo fortunati. Ma cosa succederebbe se non fossimo così fortunati? Cosa succederebbe se la Terra si trovasse al centro della Via Lattea? Lì si trova una regione dello spazio chiamata Central Bulge, piena di stelle. È come una strobosfera da discoteca, ma invece che di specchi luccicanti, è ricoperta di stelle. Solo che questa strobosfera è davvero enorme. Ha un diametro di circa 10.000 anni luce. Il centro della Via Lattea ospita però anche posti dalle caratteristiche estreme, che farebbero rabbrividire anche l'astronauta più coraggioso. Lì le particelle ad alta energia e gli intensi campi magnetici possono distruggere gli apparecchi elettronici e le navicelle spaziali. Le intense radiazioni possono abbattere qualsiasi cosa si trovi sul loro cammino. Non è esattamente un luogo amichevole per la vita come la conosciamo. Se la Terra si trovasse al centro della Via Lattea, sarebbe un posto molto diverso. Vediamo alcuni dei potenziali effetti. Innanzitutto, le radiazioni. Come abbiamo già detto, il centro della Via Lattea è una delle regioni più dense di radiazioni nella galassia. Ciò renderebbe la vita sulla Terra molto difficile, se non impossibile. Certo, abbiamo il campo magnetico terrestre. È come un gigantesco scudo che ci protegge dalle radiazioni nocive provenienti dallo spazio esterno. Ma sarebbe efficace al centro della Via Lattea? Purtroppo la risposta è no. È un po' come cercare di usare un ombrellino per proteggersi da una bufera. Ma non tutto è perduto. Esistono organismi in grado di adattarsi ad alti livelli di radiazioni. Abbiamo visto che la vita sulla Terra si è evoluta per sopravvivere ovunque, dalle profondità oceaniche ai poli ghiacciati. Immaginiamo quindi cosa succederebbe se in qualche modo ci evolvessimo per sopravvivere in queste condizioni difficili. Immaginiamo umani con una pelle dura e squamosa a proteggerli dalle radiazioni e piante con strutture uniche che gli permetterebbero di prosperare. Le radiazioni potrebbero comunque avere effetti spaventosi su di noi. Ad esempio, potrebbero danneggiare le molecole di DNA e causare mutazioni. Immagina un mondo in cui gli animali hanno una pelliccia di colore strano, o le persone hanno occhi di colore insolito o altre caratteristiche uniche. E questi sono solo alcuni esempi positivi. Non addentriamoci in quelli negativi. Potrebbero poi causarci dei cambiamenti metabolici. Il nostro corpo potrebbe elaborare più rapidamente il cibo e altre risorse, il che potrebbe risultare in tassi di crescita più rapidi e dimensioni maggiori. Le piante potrebbero diventare più alte e massicce, e gli animali più grandi del solito. Sulla Terra esistono già organismi bioluminescenti. Grazie agli alti livelli di radiazioni, questi organismi potrebbero brillare ancora di più. Immagina di camminare in una foresta di notte e vedere alberi, funghi e persino insetti che brillano, illuminati da un'inquietante luce blu o verde. Spaventoso e sorprendente, vero? Ma passiamo al prossimo grande cambiamento, la gravità. La gravità al centro della Via Lattea è incredibile. Tutto merito di un buco nero supermassiccio, con una massa pari a circa 4 milioni di volte quella del Sole. Questo buco nero si chiama Sagittarius A asterisco, e ora è il nostro vicino di casa. Supponendo di non essere inghiottiti da questo buco nero o schiacciati dalla gravità incredibilmente forte, potrebbero comunque scatenarsi terremoti ed eruzioni vulcaniche. Questo buco nero agirebbe come una specie di bullo, tirando e strattonando tutto ciò che incontrerebbe sul suo cammino. In pratica, se sopravvivessimo, saremmo sempre sulle montagne russe, a rischiare la vita. E non pensare di poter scappare dal pianeta. Non sarebbe facile far partire razzi. Gli oggetti non sarebbero gli unici a risentire della gravità. Anche il tempo scorrerebbe in modo diverso. Secondo la teoria della relatività di Einstein, il tempo scorre più lentamente nelle aree ad alta gravità.
In altre parole, i terrestri invecchierebbero più lentamente di chi si trova lontano dal centro della galassia. Il centro della Via Lattea poi è molto trafficato. Stelle, pianeti e altri oggetti celesti si muovono a velocità incredibilmente elevate ogni giorno. Le posizioni delle stelle e degli altri oggetti cambiano continuamente. Di addio quindi a un normale orientamento. I sistemi GPS sarebbero inaffidabili a causa delle forze gravitazionali e delle elevate radiazioni. Quindi se per caso ti perdessi in una foresta fosforescente con animali inquietanti, buona fortuna. Ma non è tutto. Il centro della galassia ospita anche nubi molecolari. Sono le regioni dello spazio dove nascono le nuove stelle. E la Via Lattea in generale offre spettacoli sorprendenti. Per esempio nebulose mozzafiato come la nebulosa di Orione e quella dell'Aquila, visibili con i telescopi o anche solo con un buon binocolo. Se la Terra si trovasse al centro della Via Lattea, avremmo un posto in prima fila per assistere ad alcuni degli eventi cosmici più spettacolari. Non sarebbe fantastico? Nel complesso, se la Terra si trovasse al centro della Via Lattea, sarebbe un luogo molto diverso. Naturalmente sappiamo che il nostro pianeta non sopravvivrebbe a tale cambiamento, ma è comunque interessante immaginare come sarebbe la nostra vita se fossimo lì. A giudicare da ciò che abbiamo appena discusso, non sarebbe bella. Quindi apprezziamo il nostro piccolo e tranquillo sistema solare. Qualcosa si sta avvicinando alla superficie del pianeta. Sembra una palla di fuoco che si avvicina sempre di più a una velocità davvero incredibile. Ben presto diventa evidente che la collisione è inevitabile. Bam! L'impatto lascia un enorme cratere, fa evaporare migliaia di chilometri cubi di roccia solida e scatena una serie di terribili disastri naturali. Sì, so cosa state pensando. Pensate che sto parlando della collisione catastrofica avvenuta circa 66 milioni di anni fa sulla Terra. Quella responsabile dell'estinzione dei dinosauri e di tre quarti delle altre forme di vita sul nostro pianeta. Ma no, il disastro di cui parlo è avvenuto su un altro pianeta. Gli scienziati ritengono che il nostro vicino Marte abbia vissuto la stessa catastrofe che ha colpito la Terra. È accaduto circa 3,4 miliardi di anni fa. La collisione di un asteroide potrebbe aver causato un mega tsunami sul pianeta rosso, simile a quello provocato dall'impatto di Chicxulub sulla Terra. Gli scienziati hanno identificato un cratere d'impatto su Marte, probabilmente lasciato da una cometa o da un asteroide in collisione con la superficie del pianeta. Molto probabilmente il corpo spaziale è atterrato in un oceano nel basso piano settentrionale marziano. L'impatto è stato così potente da provocare un mega tsunami. Prima degli ultimi studi, la posizione esatta del cratere d'impatto non era verificata, era solo una teoria. Per confermarla, un team di astronomi ha simulato una collisione tra una cometa e un asteroide nell'area in cui si supponeva si trovasse il cratere d'impatto. Hanno anche dato a questo cratere il nome di Paul. Paul ha un'ampiezza di 109 km e si trova in una regione che si trova a quasi 122 metri sotto il livello del mare. In ogni caso, le simulazioni hanno formato diversi crateri delle stesse dimensioni di Paul. Una delle simulazioni sosteneva che questi crateri erano stati lasciati da un asteroide largo 8 km che aveva incontrato una forte resistenza al suolo. L'altra simulazione mostrava che i crateri erano stati causati da un asteroide un po' più piccolo che aveva incontrato una resistenza al suolo più debole. Ma secondo entrambe le simulazioni, il cratere d'impatto aveva un diametro di quasi 112 km e le collisioni hanno prodotto mega tsunami fino a 1450 km di distanza dal centro del sito di impatto. Le simulazioni hanno anche aiutato gli scienziati a stimare l'altezza dello tsunami. Era alto circa 250 metri, quasi quanto la Torre Eiffel. Gli autori dello studio suggeriscono anche che il cratere di Paul potrebbe essere simile al cratere d'impatto di Chicxulub sul nostro pianeta. Si ritiene che l'asteroide Chicxulub, così come lo conosciamo oggi, provenga dalla parte più esterna del Sistema Solare. Questo corpo spaziale aveva un diametro di almeno 10 km. Si è schiantato nelle acque poco profonde del mare vicino alla penisola dello Yucatan. L'impatto è stato così potente da lasciare la sua impronta sull'intera superficie del pianeta. Nel 2021 i ricercatori hanno scoperto che la collisione aveva scavato mega increspature nella crosta terrestre nella regione dell'odierna Louisiana centrale. Uno studio ancora più recente suggerisce che l'asteroide abbia anche innescato uno tsunami così devastante da erodere i sedimenti del fondale marino a mezzo mondo di distanza. Il team di scienziati ha ricostruito gli eventi dei primi 10 minuti dopo l'impatto. Il modello ha mostrato che l'asteroide ha prodotto onde fino a 30.000 volte più grandi di uno dei più grandi tsunami mai registrati, quello dell'Oceano Indiano che ha colpito l'Indonesia nel 2004.
La collisione ha spostato così tanta acqua da creare un'onda alta quasi un miglio. È come se due Burj Khalifas, la costruzione più alta del mondo, fossero impilati uno sopra l'altro. E naturalmente tutto quel vuoto non rimase vuoto a lungo. L'oceano è tornato a riempire il cratere. Ma nel corso del processo l'oceano rimbalzò sul bordo del cratere, producendo ancora più onde. In seguito, le onde dello tsunami, alte più di 10 metri, fecero il giro del mondo a una velocità di un metro al secondo, abbattendosi su tutte le coste che incontravano. Immaginate un edificio di 3 piani che vi viene addosso. Non c'è da stupirsi che le onde più grandi e più veloci si siano verificate vicino all'area d'impatto nelle acque aperte del Golfo del Messico. Erano alte oltre 100 metri, più della Statua della Libertà, e si sono mosse a una velocità 10 volte superiore a quella delle onde di tsunami più distanti. Ma torniamo al pianeta rosso. Alcuni esperti ritengono che su Marte potrebbero verificarsi non uno, ma 2 megatsunami. Potrebbero essere innescati da una coppia di impatti di meteoriti avvenuti a distanza di diversi milioni di anni l'uno dall'altro. Tra queste 2 collisioni, Marte ha attraversato un periodo di cambiamenti climatici. Di conseguenza, l'acqua liquida sulla sua superficie si è trasformata in ghiaccio. In altre parole, il primo impatto di un asteroide ha probabilmente prodotto onde composte da acqua liquida. Il secondo tsunami è stato probabilmente formato da pezzi arrotondati di acqua ghiacciata. A proposito, il più grande asteroide che si sia mai schiantato sulla Terra potrebbe non essere quello che ha messo fine ai dinosauri. È probabile che una collisione molto più catastrofica sia avvenuta circa 3,5 miliardi di anni fa. Le nuove prove trovate dagli scienziati nell'Australia nord-occidentale suggeriscono che l'asteroide di cui parlo aveva un diametro compreso tra 19 e 29 chilometri. Ha colpito la Terra a velocità immensa, rilasciando una quantità di energia inimmaginabile. Questo mi ha fatto pensare. E se una cosa del genere accadesse al giorno d'oggi? Più di 30.000 oggetti che girano intorno alla Terra in questi giorni possono potenzialmente schiantarsi sul nostro pianeta. La NASA considera circa 1.500 di essi potenzialmente pericolosi. Queste rocce spaziali sono i resti lasciati dopo la formazione del Sistema Solare, avvenuta circa 4,6 miliardi di anni fa. Nel 2004, ad esempio, gli astronomi hanno scoperto un enorme asteroide che si stava avvicinando alla Terra. Le prime osservazioni hanno mostrato che la possibilità che la roccia spaziale colpisse il nostro pianeta era inferiore al 3%. L'asteroide è stato chiamato Apophis. Ha un diametro di oltre 365 metri e pesa circa 20 milioni di tonnellate. Dovrebbe attraversare il cielo il 13 aprile 2029. Apophis passerà a una distanza di circa 30.600 km dalla superficie terrestre. Ma anche se questa roccia spaziale potrebbe mancare il nostro pianeta nel 2029, non significa che non tornerà 15 anni dopo, nel 2036. Se un oggetto del genere colpisse il nostro pianeta, le conseguenze sarebbero imprevedibili. Possono variare da vetri in frantumi e finestre rotte alla cancellazione della maggior parte delle forme di vita dalla faccia della Terra. E probabilmente avrà ripercussioni su internet. Quest'ultimo pensiero è davvero spaventoso, ma per fortuna le moderne tecnologie possono aiutarci a evitare conseguenze catastrofiche e gli esperti hanno sviluppato diversi modi per evitare che ciò accada. Per esempio, potremmo usare una navicella spaziale per far perdere la rotta a questo visitatore proveniente dallo spazio, oppure si potrebbe farlo esplodere in qualche modo. Gli scienziati potrebbero anche rallentare la cosa con l'aiuto della luce solare concentrata, oppure si potrebbe trascinarlo via con un trattore gravitazionale, un veicolo spaziale teorico che può influenzare gli oggetti nello spazio senza toccarli. Nei film di fantascienza, un enorme asteroide si avvicina di soppiatto alla Terra e si rivela una brutta sorpresa per gli astronomi. Si precipita verso il nostro pianeta a rotta di collo e viene scoperto solo settimane o addirittura giorni prima della collisione. In realtà, gli scienziati sorvegliano costantemente tutti i grandi oggetti nelle vicinanze della Terra. Ciò significa che ci sarebbe tutto il tempo per fare qualcosa prima che accada l'inevitabile. Ci sono 3 tipi di missioni che gli scienziati potrebbero preparare con breve preavviso. Tipo 0, quando un veicolo spaziale pesante si lancia verso l'intruso con un unico obiettivo, farlo uscire dalla sua rotta. In questo caso gli astronomi dovrebbero basarsi sulle informazioni già disponibili. La missione di tipo 1 prevede un ricognitore. Verrebbe lanciato per primo per ottenere informazioni più ravvicinate sulla roccia spaziale. Solo successivamente verrebbe lanciata la navicella principale. Con informazioni più precise, il viaggio sarebbe molto più produttivo. Se invece gli scienziati scegliessero la missione di tipo 2, invierebbero contemporaneamente un ricognitore e una piccola navicella spaziale. La navicella spaziale farebbe deviare un po' l'asteroide dalla sua rotta.
Poi il ricognitore raccoglierebbe tutte le informazioni necessarie. Sulla base di questi dati, la navicella completerebbe il suo lavoro con una seconda spinta più precisa. Se nessuno di questi metodi funzionasse, si potrebbe provare a scendere in profondità nel sottosuolo o addirittura a costruire un rifugio sul fondo dell'oceano. Ma in questo caso dovremmo trovare fonti di energia che ci aiutino a sopravvivere per almeno diversi anni. Inoltre, bisognerebbe creare un sistema di supporto vitale in grado di mantenere l'aria e l'acqua fresche. Siamo in arrivo a Nettuno. Prossima fermata, Plutone. Si prega di fare attenzione alle porte. Un giorno con tecnologie future di prim'ordine, il tragitto da Nettuno a Plutone non sembrerà molto più lungo di un normale tragitto in metropolitana. Su Plutone troviamo enormi montagne di ghiaccio, valli che si estendono a perdita d'occhio, crateri grandi quanto quello più grande sulla Terra e zero vita. Le ragioni sono ovvie. L'enorme distanza tra Plutone e il Sole garantisce temperature gelide sul pianeta nano. Il calore del Sole deve viaggiare per qualche miliardo di chilometri. Inoltre è più piccolo della Luna, quindi si affollerebbe subito se la gente ci abitasse. Eppure c'è una ragione che rende la vita su Plutone non così improbabile. Il Sole ha una durata di vita limitata. Il nostro sistema solare non era altro che una nube di gas e polveri. Dopo un collasso gravitazionale al centro di questa nube, il gas e le polveri si sono concentrati in luoghi specifici, sempre più densi. Con il tempo la materia attirata in queste zone è aumentata e, per la legge di conservazione della quantità di moto, ha iniziato a ruotare e a riscaldarsi per la pressione. Successivamente è apparso un disco simile a quello di Saturno, ma composto da sostanze diverse, e al centro si è formata quella palla che poi è diventata il Sole. Una protostella è una giovane stella che sta ancora raccogliendo la sua massa, esattamente ciò che il Sole era prima che le temperature e la pressione al suo interno attivassero il suo nucleo. Milioni di anni dopo è diventato il Sole che vediamo oggi, ma non rimarrà così per sempre. Si riscalderà ancora e diventerà sempre più grande e più denso, trasformandosi in una gigante rossa. Un giorno diventerà abbastanza grande da inghiottire Venere e Mercurio, e inghiottirà anche la Terra. Anche se non lo facesse, sarebbe vicino abbastanza da toccarci. Se questo accadesse, la vita sulla Terra non sarebbe possibile. Poi, in pochi minuti, il Sole perderà circa il 40% della sua massa e diventerà 10 volte più piccolo rispetto a prima. A questo punto non sarà più né luminoso né caldo. La Terra sarà già deserta. Gli umani avranno già trovato il modo di abbandonare il pianeta e viaggiare nello spazio, o di stabilirsi dove la vita è sostenibile. Come sull'esopianeta Kepler-62f, più grande della Terra. Durante questo processo, Plutone si trasformerà. Originariamente ogni risorsa era congelata all'interno del pianeta nano. Acqua, gas come il metano o il monossido di carbonio, e così via. Mentre il Sole raggiunge la sua massima luminosità, Plutone si riscalderà e disperderà molte sue caratteristiche nello spazio. Allo stesso tempo inizierà a formarsi l'atmosfera. Con un'atmosfera considerevolmente spessa, si creerebbero delle condizioni di vita favorevoli. Allora, invece di semplici sonde spaziali, alcuni di noi potrebbero colonizzare il pianeta nano. La temperatura sarebbe mite, si potrebbe quasi stare in maglietta. Somiglierebbe anche un po' alla Terra. Canyon pieni d'acqua, prati infiniti con alberi, tanto spazio per correre e riserve di acqua minerale nel terreno. Abbastanza buona da poterla bere. Le rotazioni di Plutone sono diverse da quelle della Terra. Un giorno terrestre consiste in 24 ore e già così sembra non finire mai. Ma su Plutone un'intera rotazione dura 153 ore, a causa della distanza dal Sole. Normalmente dopo diverse ore senza dormire siamo stanchi e abbiamo gli occhi rossi. Significa che su Plutone dovremmo fare diversi pisolini durante il giorno. Un anno su Plutone equivale a 248 anni terrestri. A meno che non inventino qualcosa per farci vivere così a lungo, la nostra intera vita equivarrebbe a meno di mezzo anno sul pianeta nano. Quindi le case su Plutone saranno dotate di camere criogeniche. Ogni volta che desideri fare un pisolino, ci salti dentro e ti svegli 50 giorni di Plutone dopo. Su quel pianeta ci sarebbero anche mari e spiagge. È proprio come una piccola terra, lontana da quella vera. Il cibo su Plutone potrebbe essere più gustoso. Potremmo trovare un modo per renderlo più saporito e persino per farlo crescere più velocemente durante il viaggio. Pianti una carota e due giorni dopo è pronta per la tua insalata. Potrebbero anche esserci nuovi ingredienti.
Forse funghi alti 2 metri che non abbiamo mai visto prima. Gli animali portati con noi nella traversata spaziale verrebbero liberati nella loro nuova casa e con il tempo si evolverebbero. Anche la legge della giungla potrebbe cambiare. I leoni non sarebbero più re, spodestati dai cervi. Le loro corna sarebbero il doppio di quelle sulla Terra e i cervi stessi sarebbero diversi. L'evoluzione seguirebbe il corso di quella terrestre. La maggior parte degli animali che erano già qui vivevano sott'acqua e col tempo gli anfibi si sposterebbero in superficie. Plutone potrebbe essere solo una casa temporanea. Una volta che il Sole avrà raggiunto la sua fase finale, Plutone ritornerà gelato e senza vita. Gli umani sarebbero costretti a trovare un pianeta che stia nella zona Goldilocks di un'altra galassia. La zona Goldilocks è l'esatta distanza da una stella, dove la temperatura è perfetta affinché l'acqua rimanga liquida. È la condizione che gli scienziati pongono quando cercano altri pianeti che possano ospitare forme di vita. Potrebbero provare a stabilire nuove colonie su uno di questi pianeti, o a creare la nostra casa artificiale, un mix tra un pianeta e un'astronave. Qualcosa di enorme costruito nello spazio. Diciamo una ruota con gravità costante, tale da non farci cadere. Galleggerebbe nello spazio durante il viaggio verso il nuovo esopianeta, contenendo interi stati. Questo viaggio sarà obbligatorio con l'invecchiamento del Sole, più precisamente col passaggio da gigante rossa a nana bianca. Il viaggio sarà piuttosto lungo, con intere generazioni nate e cresciute a bordo. Si potrà scegliere tra dormire per tutto il viaggio fino a quando non avremo raggiunto il nuovo esopianeta o godersi il viaggio sull'astronave. A bordo troveremo tutto il necessario, centri commerciali più grandi di quelli sulla Terra, città futuristiche, campi da coltivare dai ricchi terreni creati artificialmente e, dopo un lunghissimo viaggio, arriveremo finalmente al nuovo esopianeta. È anche meglio della Terra. È gigante e con più continenti. La parte più interna non è lontana dagli oceani, vale a dire che non esistono troppe zone desertiche. Anche se il sole di questo pianeta è una nana arancione, non è caldo come la nostra nana gialla attuale. È un po' più piccolo, ma ecco il lato positivo. Le nane arancioni vivono un po' più a lungo. Rimangono stabili tra i 15 e i 45 miliardi di anni. Questo pianeta è pieno di foreste pluviali perché è più caldo. C'è quindi più biodiversità e creature mai viste prima. Anche se le condizioni non sono le più adatte, potremmo provare a terraformare questo pianeta. Prendendo Marte come esempio, potremmo creare un effetto serra frantumando delle comete ricche di ghiaccio e rilasciando l'ammoniaca al loro interno, riscaldando il pianeta. Potremmo anche piantare alberi. Avremo bisogno di un suolo terrestre per farlo o dovremmo rendere il suolo di Marte simile al nostro. Prima o poi l'atmosfera si avvicinerebbe a quella sulla Terra. Grazie agli alberi potremmo respirare. Poi, sciogliendo le calotte polari marziane, voilà, l'acqua. Il problema sarebbero i venti e le esplosioni solari che potrebbero privare il nuovo pianeta dell'atmosfera, con la stessa velocità con cui è stata creata, se non maggiore. Non c'è nemmeno una magnetosfera, quindi non saremmo protetti dalle radiazioni. Marte a lungo termine non sarebbe una buona scelta. Forse là fuori, nella vastità dello spazio, c'è un pianeta perfetto che ci aspetta. Ti sei mai chiesto come sarebbe il nostro sistema solare se ogni pianeta avesse le dimensioni della Terra? Bene, è ora di tuffarsi in questo scenario da capogiro. Immaginiamo come sarebbe ogni pianeta se fosse grande quanto il nostro amato pianeta blu. L'arido paesaggio rosso di Marte sarebbe improvvisamente una lussureggiante oasi verde. L'enorme e vorticoso gigante gassoso Giove scomparirebbe. E come influenzerebbe il nostro sistema solare nel suo insieme? Siamo tutti condannati! Allacciamo le cinture e scopriamolo! Il primo pianeta della nostra lista è Mercurio, il pianeta più piccolo del nostro sistema solare. Ora dimentica il Mercurio simile alla Luna. Invece immaginati sulla superficie di un inferno dinamico e incandescente. Ci sono molti crateri e vulcani attivi intorno a te, e proprio di fronte a te c'è un sole enorme, accecante e luminoso. Che incubo! Ma analizziamo questi cambiamenti. Bene, insieme alle dimensioni di Mercurio aumenterebbero sia la sua massa che la sua gravità. In tal caso è possibile che Mercurio abbia più atmosfera. Le temperature su Mercurio sono estreme, non solo perché è molto vicino al Sole, ma anche per la sua atmosfera molto rarefatta. Quindi durante il giorno le temperature raggiungono i 400 gradi centigradi e di notte fa un freddo spaventoso fino a meno 180 gradi centigradi. Ma quando la gravità è più forte, Mercurio potrebbe avere un'atmosfera più densa,
quindi il calore sarebbe meglio distribuito su tutto il pianeta. E l'atmosfera non è l'unica cosa che potrebbe renderlo più caldo. Se Mercurio diventasse più grande, probabilmente subirebbe un aumento del riscaldamento interno a causa della compressione gravitazionale e, ipoteticamente, la sua attività tettonica potrebbe aumentare. In altre parole, paesaggi più interessanti, più montagne e vulcani attivi più spaventosi. Congratulazioni! Hai trasformato Mercurio in Venere 2.0. Per noi tutti questi cambiamenti non sarebbero molto piacevoli. Ora diventerebbe molto più difficile inviare lì i nostri veicoli spaziali. Quindi è meglio che Mercurio rimanga così com'è, piccolo, calmo e noioso. Fondamentalmente l'esatto opposto del nostro prossimo pianeta, Venere. Quindi cosa succederebbe a Venere se fosse grande quanto la Terra? In realtà, niente, non cambierebbe affatto. Tutto perché Venere ha già quasi le dimensioni della Terra. Viene anche chiamato il gemello della Terra, anche se gemelli è una parola grossa, ovviamente. In realtà non potremmo essere più diversi. Venere è spesso chiamata la stella del mattino perché è molto luminoso e visibile nel cielo. Ma non lasciarti ingannare dalla sua bellezza. Questo pianeta è uno dei luoghi più inospitali del nostro sistema solare. La sua superficie è più calda di una pizza appena sfornata, circa 482 gradi, ed è ricoperta da spesse nuvole di acido solforico che dissolverebbero qualsiasi essere umano che tentasse di visitarlo. Quindi non pianificherei nessun viaggio lì a breve. Passiamo quindi a un pianeta che, a differenza di Venere, potrebbe diventare potenzialmente una nuova casa per noi, Marte. Immaginati in piedi sulla superficie di Marte, guardando il tramonto blu e respirando una fresca brezza d'aria. Sì, hai letto bene, aria. Inoltre potresti essere circondato da piante, animali e praticamente sentirti sulla Terra. Ma com'è possibile? Marte più grande avrebbe un campo magnetico e una gravità più forti. Ciò porterebbe a un'atmosfera più ricca e densa. Probabilmente avrebbe una gamma più ampia di gas, compreso l'ossigeno. Non sarebbe bello? Inoltre, un'atmosfera più densa potrebbe distribuire il calore in tutto il pianeta. Quindi Marte potrebbe diventare molto più caldo e accogliente. E qui arriva il cambiamento più importante, l'acqua liquida. Marte ha effettivamente dell'acqua ghiacciata ai suoi poli e nei serbatoi sotterranei. Ma con un'attrazione gravitazionale più forte, potrebbe potenzialmente stabilizzare l'acqua liquida sulla sua superficie. Evviva! Tuttavia, non è tutto rose e fiori. Il nuovo Marte avrebbe anche una personalità vulcanica. È già geologicamente attivo, ma ora il suo calore interno e la sua pressione salirebbero alle stelle. Ciò significa eruzioni vulcaniche più frequenti e più folli. Immagina quanto sarebbe emozionante assistere a tali eruzioni su un altro pianeta, se riesci a sfuggire alle conseguenze. In generale, il pianeta potrebbe diventare più verde e più rigoglioso, ma non più sicuro. Anche se sarebbe comunque bello vederlo. Ma è tempo di passare ai giganti del nostro sistema solare. E se prima stavamo allargando i pianeti, ora è il momento di comprimerli davvero, davvero parecchio. Se Giove diventasse 11 volte più piccolo, oh ragazzi, che disastro sarebbe! La prima cosa che notiamo è un cambiamento di gravità. E dico, ce ne accorgeremmo perché ora non avremmo altra scelta che trasferirci da qualche parte. Giove sperimenta da 30 a 100 collisioni con grandi asteroidi all'anno. Tutto a causa della sua gravità più forte che li attrae tutti e ci protegge. Ma ora il nostro grande fratello protettivo si è trasformato in un bambino piccolo. Saluta un gruppo di asteroidi. Oh, e di ciao ciao a Giove. Questo pianeta è noto per la sua atmosfera densa e vorticosa, ma con un'attrazione gravitazionale più debole, Giove probabilmente farebbe fatica a trattenerlo. Quindi nel tempo sarebbe fuggito lentamente nello spazio, lasciando dietro di sé un'atmosfera sottile composta principalmente da azoto e ossigeno. Dovremmo anche dire addio all'aspetto iconico di un altro gigante, Saturno. La differenza più evidente sarebbe la scomparsa dei suoi famosi anelli. Costituiti da piccole particelle di ghiaccio e roccia, gli anelli sono una caratteristica unica di Saturno, ma con la gravità terrestre cadrebbero sul pianeta o si disperderebbero nello spazio. Peccato! Anche Saturno è un gigante gassoso, proprio come Giove. La sua atmosfera è composta principalmente da idrogeno ed elio, ma se avesse le dimensioni della Terra, i suoi gas sarebbero compressi a causa dell'aumento della gravità. Questo lo renderebbe molto più denso. Ciò significa che le dimensioni e la forma complessive di Saturno cambierebbero. Teoricamente, se spremiamo forte Saturno, potrebbe potenzialmente diventare una nana bruna. È un tipo di stella mancata che non ha la massa per sostenere la fusione nucleare, ma emette calore e luce. Quindi Saturno potrebbe smettere del tutto di essere un pianeta. Tutte le sue folli tempeste, come la famosa tempesta esagonale al suo polo nord, sarebbero più deboli e più calme.
Il prossimo gigante... Proviamo a comprimere questo poveretto. Prima di tutto, la gravità superficiale su Urano sarebbe molto più debole di quanto non sia ora. Anche la sua atmosfera potrebbe cambiare. Se Urano fosse più piccolo, potrebbe avere un'atmosfera più sottile e gas completamente diversi. Questo pianeta è piuttosto freddo, con una temperatura media di meno 214 gradi. Ma se fosse delle dimensioni della Terra, potrebbe effettivamente riscaldarsi un po' a causa del suo ridotto rapporto tra volume e superficie. Non ti montare la testa, però. Sarebbe ancora molto più freddo dei punti più freddi della Terra. Come puoi vedere, i giganti gassosi non subiscono facilmente tutto questo restringimento. Tranne, forse, uno di loro. Sorprendentemente, il piccolo Nettuno diventerebbe molto più amichevole. Per cominciare, sarebbe probabilmente un pianeta roccioso con un'atmosfera accettabile. Ciò significa niente più gigante gassoso, ma invece un pianeta su cui sia più facile vivere e muoversi, sia per gli umani che per le creature. A proposito di movimento, a causa delle dimensioni ridotte, la gravità su questo nuovo Nettuno sarebbe quasi la stessa di quella terrestre, rendendo molto più facile camminare e saltare. Non dovrai più fluttuare nello spazio. Ora, l'atmosfera di Nettuno originale è così densa che riuscivi a malapena a vedere la tua mano davanti al tuo viso. E la pressione superficiale è circa 100 volte quella dell'atmosfera terrestre. Ma il nostro nuovo Nettuno sarebbe molto diverso, con un'atmosfera molto più rarefatta e meno densa. Avrebbe ancora un po' di metano, acqua e ammoniaca, ma neanche lontanamente come prima. Infine, la temperatura. Brrr! L'attuale Nettuno è gelido, con una temperatura media di circa meno 223 gradi. Ma se avesse le stesse dimensioni della Terra, probabilmente sarebbe molto più caldo, proprio come Urano. Ah, è più simile. Che pianeta sarebbe? Questo è tutto per i cambiamenti nei pianeti. Ma cosa accadrebbe all'intero sistema solare se rendessimo tutti i pianeti così piccoli? È difficile da prevedere, ma è chiaro che la loro gravità e le loro orbite potrebbero cambiare, e molto. È improbabile che qualcuno di loro sia volato via nello spazio o si sia schiantato contro un altro o qualcosa del genere. Ma molte delle loro orbite sarebbero probabilmente diventate piuttosto instabili e il numero di collisioni con gli asteroidi aumenterebbe in modo significativo. Naturalmente, tutto questo è puramente speculazione. Non è che possiamo effettivamente testarlo. Comunque è un viaggio mentale piuttosto interessante e ti fa apprezzare quanto sia davvero unico e speciale il nostro sistema solare. Il 2022 e il 2023 sono stati anni fondamentali per la scoperta di mondi nuovi e affascinanti. L'anno scorso la NASA ha superato i 5.000 esopianeti confermati. L'elenco è incredibilmente vario. Include superterre rocciose, giganti gassosi come Giove, giganti di ghiaccio come Nettuno e così via. E questo è solo l'inizio. Potrebbero esserci più di un trilione di esopianeti solo nella nostra galassia. Ma la domanda più importante è: quanti di loro sono abilitati? Intendo, per noi. Ci sono pianeti in questa lista che potrebbero avere vita? Oppure che potrebbero diventare una futura casa per noi? Certo che ci sono, e nel biennio ne abbiamo trovati ben 5. Quindi allaccia le cinture e tieniti forte per una corsa sfrenata oltre il nostro sistema solare. Il primo pianeta della nostra lista è Wolf 1069b, un nome davvero noioso. Quindi lo soprannominerò semplicemente Wolfie perché, ehi, chi mi fermerà? La NASA? Un nuovo studio condotto da 50 astronomi stralunati ha confermato qualcosa di straordinario. Questo esopianeta, Wolfie per noi, che si trova a solo 31 anni luce, potrebbe potenzialmente essere un mondo roccioso. In altre parole, teoricamente è un pianeta abitabile. Il team dietro la scoperta ha utilizzato una tecnica chiamata velocità radiale per rilevare l'esopianeta. Questo è un modo in cui gli scienziati studiano i movimenti di stelle e pianeti. È come se quando giochi a palla con un amico, mentre ti lanciano la palla, puoi vederla avvicinarsi sempre di più. In soldoni è questa la velocità radiale. Quando un pianeta si muove verso di noi, fa sembrare che la stella su cui orbita si stia avvicinando a noi. Quando il pianeta si allontana da noi, anche la stella sembra più distante. Gli scienziati possono utilizzare queste informazioni per capire cosa sta facendo il pianeta e quanto è grande. Ed è così che hanno trovato Wolfie. Si stima che questo esopianeta abbia le dimensioni della Terra e circa una volta e un terzo la massa del nostro pianeta. Sta orbitando attorno a una stella nana rossa che chiamerò mamma di Wolfie, al posto di Wolf 1069. Ma ecco il vero dettaglio. Wolfie orbita all'interno della zona abitabile della sua stella, il che significa che è un ottimo candidato per l'esistenza di acqua allo stato liquido sulla sua superficie. È come vincere il jackpot esoplanetario. Oh, vorrei avere un biglietto!
Lo studio stima che se Wolfie avesse un'atmosfera simile alla Terra, le temperature potrebbero salire fino a 12 gradi, il che significherebbe che l'acqua liquida potrebbe accumularsi sul lato diurno del pianeta. Ma ecco il trucco. L'esopianeta è legato alla sua stella in modo mareale, il che significa che lo stesso lato è sempre rivolto verso la stella. Immagina, un lato del pianeta è sempre al sole della sua stella, mentre l'altro è nell'oscurità eterna, come la scuola media. Stavo solo scherzando. Il team dietro la scoperta ritiene che sia un ottimo candidato per ulteriori studi, ma probabilmente dovremo aspettare altri 10 anni per le risposte. Fino ad allora dovremo solo continuare a scrutare i cieli con i nostri telescopi e incrociare le dita. Il prossimo pianeta è TOI 700E. Qual è un buon soprannome? La NASA ha appena scoperto un nuovo pianeta che è destinato a prendere d'assalto la galassia, o dovremmo dire in orbita. Lo soprannominerò semplicemente Giocattolino. Ha quasi le dimensioni della Terra, molto probabilmente ha acqua liquida sulla sua superficie e dista solo 100 anni luce. Non stiamo parlando di un viaggio su strada, ovviamente, ma è abbastanza vicino nel grande schema delle cose. Giocattolino è il quarto pianeta nel suo sistema e ha un'orbita un po' corta, solo 28 giorni per girare intorno alla sua stella. Beh, almeno avresti un compleanno ogni mese. Evviva! Questa volta la scoperta è stata effettuata utilizzando il metodo del transito. I pianeti stessi sono incredibilmente piccoli e difficili da rilevare, ma quando un pianeta si trova di fronte alla stella, blocca parte della luce proveniente da esso, facendola sembrare un po' più fioca. Non appena il pianeta si allontana, la stella diventa di nuovo più luminosa. Quindi, per trovare il pianeta, gli scienziati osservano molto attentamente per vedere se la luminosità della stella cambia. Se lo fa, significa che probabilmente c'è un pianeta che gioca a nascondino con noi. È così che hanno scoperto Giocattolino. La missione TESS lo ha scoperto. Ha scoperto 66 nuovi esopianeti e altri 2100 candidati in attesa di conferma. TESS è stato impegnato a creare immagini per il 75% del cielo. Parliamo di efficienza! Giocattolino si trova nella zona abitabile ottimistica, tra i pianeti di classificazione C e D, ma potrebbe essere bloccato dalle maree, proprio come Wolfie. Quindi potremmo dover accontentarci di un mondo acquatico unilaterale. La scoperta di questo pianeta è una prospettiva promettente per future osservazioni e dimostra il potenziale di TESS nel trovare esopianeti ancora più piccoli in futuro. Chissà, un giorno potrebbe trovare una nuova casa per l'umanità tra le stelle, o almeno un nuovo luogo di vacanza. Successivamente abbiamo i gemelli, GJ1002b e GJ1002c. La galassia si è appena un po' avvicinata a noi con la scoperta di due esopianeti, che chiamerò Hansel e Gretel, che sono a pochi passi dal nostro sistema solare. Esatto, questi due pianeti simili alla Terra si trovano a meno di 16 anni luce di distanza, il che è solo un salto dietro l'angolo in termini spaziali. Per capirci, Proxima Centauri b è l'esopianeta di massa terrestre più vicino, a 4,2 anni luce di distanza. Quindi questi due nuovi vicini sono tra i meno distanti da noi. Entrambi orbitano attorno a una stella nana rossa con appena un ottavo della massa del Sole. È abbastanza bello e debole, ma va bene dato che entrambi i pianeti sono molto vicini ad esso. Hansel impiega 10 giorni per orbitare attorno alla sua stella, mentre Gretel impiega poco più di 21 giorni. Ancora più compleanni, immagino. La scoperta è stata fatta da un team scientifico internazionale e non è stata un'impresa da poco. Il team ha dovuto lavorare insieme con due strumenti, Espresso e Carmis. Il risultato? Un caffè latte? No. Ciò che hanno ottenuto sono state misurazioni così accurate che potresti praticamente contare il numero di crateri sulla superficie dei pianeti. La buona notizia è che i pianeti si trovano nella zona abitabile della loro stella e hanno le dimensioni giuste, il che li rende ottimi candidati per futuri studi sull'atmosfera. L'autore Alejandro Suarez Mascareño afferma: la natura sembra intenzionata a mostrarci che i pianeti simili alla Terra sono molto comuni. Con questi due ora ne conosciamo 7 nei sistemi planetari abbastanza vicini al Sole. Chi sapeva che i nostri vicini potessero essere così amichevoli? In conclusione, la scoperta di Hansel e Gretel è un passo da gigante per l'umanità. Quindi alziamo tutti un bicchiere di H2O o qualunque cosa bevano sugli esopianeti e festeggiamo! L'ultimo pianeta della nostra lista è LP899C, che chiamerò Bob. Questa superterra, situata a circa 98 anni luce di distanza, è circa il 40% più grande del nostro pianeta natale. Inoltre ha un gemello, che chiamerò Ray, che è fino al 75% più grande della Terra. Più spazio è sempre una buona cosa, giusto? I due pianeti orbitano attorno ad una stella nana rossa. Sfortunatamente, Ray è piuttosto caldo, con una temperatura stimata di 122 gradi.
quindi non toccare. Suo fratello Bob si trova nella zona abitabile della sua stella, il che lo rende un ottimo candidato per il potenziale della vita. Ma ricordiamoci che la temperatura effettiva dei pianeti dipende dalle loro atmosfere. È possibile che Bob, essendo il pianeta più esterno, abbia un effetto serra fuori controllo che lo rende più simile a Venere che alla Terra. Quindi, dopo tutto, potrebbe essere troppo caldo per essere abitabile. Ma non perdiamo ancora le speranze. Il telescopio James Webb, lanciato nel dicembre 2021, è sul caso. Con la sua tecnologia all'avanguardia e potenti strumenti, compresi gli spettrografi, può scrutare le atmosfere degli esopianeti e rilevare quali potrebbero essere abitabili. Quindi vediamo cosa scoprirà. Questo pianeta è stato elencato come il secondo pianeta terrestre della zona abitabile più favorevole. Ora è nella lista con altri 7 pianeti simili alla Terra, tutti a circa 40 anni luce di distanza da noi. Forse diventeranno le nostre nuove case in futuro, o forse dovremmo sistemare la casa che abbiamo. Ma fino ad allora, goditi questo momento e celebra tutte queste nuove scoperte. Chissà quanti altri pianeti troveremo in futuro, considerando quanto la tecnologia si sviluppa ogni anno. Migliaia? Milioni? Nel frattempo, Bob e Ray, Hansel e Gretel, Giocattolino, Wolfie e sua madre saranno tutti là fuori, ad aspettarci. È una notte limpida e siete fuori a guardare le stelle. La sola Via Lattea sembra enorme. Controllate sul vostro telefono e scoprite che la galassia in cui vi trovate in questo preciso momento è larga 100.000 anni luce. Per fare un confronto, un anno luce è già una distanza molto grande. Per esempio, ci vogliono 4,2 anni luce per andare dalla Terra a Proxima Centauri, che è la stella più vicina al nostro pianeta oltre al Sole. Quindi 100.000 anni luce sono molto di più di quanto noi umani normali possiamo immaginare. E questa è solo una galassia, ce ne sono molte altre là fuori. Ora, guardando questi dati, sembra piuttosto improbabile che siamo l'unica forma di vita là fuori, non è vero? Ma come mai finora non abbiamo mai trovato nient'altro? Chiariamo subito una cosa. Vita extraterrestre non significa necessariamente parlare di omini verdi. Può anche significare microorganismi, batteri e piante che si trovano su altri pianeti. La verità è che esiste un ampio spettro di possibilità di vita su un altro pianeta. E se si considera che nella Via Lattea ci sono fino a 50 miliardi di pianeti, è molto improbabile che siamo soli in questo grande universo. Che aspetto ha la vita su altri pianeti? Questo è ciò che abbiamo passato anni a cercare di capire. Avanti, riflettete con me. Un pianeta può essere oggi privo di vita, ma potrebbe avere tracce di materia organica o fossili, il che significa che una forma di vita è stata in grado di prosperare lì un tempo. E potrebbe anche darsi che là fuori ci siano pianeti che contengono vita con una biochimica complessa, il che significa che potrebbero avere una fauna proprio come quella che abbiamo sulla Terra, anche se probabilmente non la stessa. La NASA ha creato una scienza speciale dedicata allo studio delle forme di vita al di fuori della Terra. Si chiama astrobiologia. Da quando l'agenzia spaziale è stata creata nel 1958, non c'è voluto molto perché iniziasse a cercare la vita extraterrestre. Hanno costruito rapidamente un piano d'azione. In primo luogo, dovevano capire come si fosse formata la vita sulla Terra e in secondo luogo, come si sarebbe potuta formare su altri pianeti. La prima volta che la NASA provò a cercare la vita nello spazio fu nel 1976. Il lander Viking si lanciò nello spazio in direzione di Marte. C'erano grandi aspettative. Speravano che l'umanità avrebbe trovato la prima prova di vita extraterrestre. Purtroppo il lander tornò con le immagini di un pianeta che appariva arido e desolato, e gli scienziati furono estremamente delusi. Le conclusioni scientifiche sulla possibilità di rilevare la vita su Marte erano confuse. Ma, ehi, bisogna sapere cosa si sta cercando per trovarlo, giusto? Il fallimento della missione Viking è servito a scaldare i dibattiti tra gli scienziati della NASA per definire il vero significato di vita, ed è servito anche a richiamare la loro attenzione su un piccolo ma importantissimo dettaglio. Le navicelle spaziali che partono dalla Terra di solito trasportano involontariamente microorganismi e batteri terrestri, che rimangono attaccati al veicolo. Si è scoperto che questi batteri potevano contaminare i campioni degli scienziati, che quindi dovevano tenerne conto. Tutto ciò ha fatto sì che le spedizioni su Marte passassero in secondo piano nei programmi a breve termine della NASA. È apparsa una nuova domanda prioritaria. Quali sono i tipi e gli stadi di vita che i programmi spaziali possono sperare di identificare? Gli scienziati potrebbero aver incontrato la vita su altri pianeti, ma non essere stati in grado di identificarla come vita.
Per questo motivo, la NASA ha iniziato a studiare meglio il nostro pianeta. Hanno studiato ogni cosa, dalle antiche forme di vita vissute miliardi di anni fa alle creature viventi che vagano oggi sul pianeta. Hanno capito che la ricerca doveva avvenire sia all'interno che all'esterno. Diamo un'occhiata allo sviluppo della vita sulla Terra dalle sue origini. Immaginiamo che questo sviluppo possa essere rappresentato come una scala o delle scale, e che ogni fase di sviluppo sia una rampa della scala più grande. Per prima cosa, vediamo la chimica di base. Una zuppa di elementi chimici sciolti, come quelli che vediamo nella tavola periodica. Ma devono assemblarsi in strutture più complesse per potersi autoreplicare, cambiare ed evolvere. Questo accadrebbe nella seconda fase, in cui cominciamo a vedere la formazione di organismi microscopici. Nella terza fase, queste cellule si combinano per diventare esseri multicellulari, consentendo una maggiore complessità e varietà. Il gradino superiore vede specie in grado di evolvere grandi cervelli, che consentono l'uso di strumenti, cultura e conoscenza condivisa. È qui che si trova l'umanità. Guardando questa scala, ci si potrebbe chiedere cosa serve a un organismo multicellulare per evolversi in un essere umano pienamente formato. Questo è ciò che viene chiamato il grande filtro. Si tratta di un salto evolutivo enorme che richiede un grande sforzo, nonché le condizioni ambientali perfette perché avvenga. E dato che non abbiamo sentito parlare di altre civiltà extraterrestri là fuori, è possibile che siamo gli unici ad essere stati in grado di fare questo salto. Dopotutto, quanto è probabile che troveremo vita simile a noi al di fuori della Terra? Dipende da quanti pianeti ci sono là fuori nella zona Goldilocks della loro stella, l'area intorno a una stella dove l'acqua può essere liquida. Poiché le stelle sono di tutte le dimensioni e configurazioni, questa zona è diversa per ogni sistema stellare. Ma questo non è l'unico criterio che conosciamo per l'esistenza della vita. Di solito cerchiamo tre cose per individuare la vita: acqua liquida, metano e ossigeno. L'acqua è ciò che permette ai componenti chimici di mescolarsi e collegarsi, formando esseri multicellulari. Il metano è prodotto dal processo di decomposizione dei batteri e l'ossigeno è il sottoprodotto della respirazione delle piante. Questi sono alcuni dei segni rivelatori che il telescopio James Webb è stato programmato per cercare. Il telescopio James Webb ha scopi ambiziosi che potrebbero rivoluzionare la scienza spaziale. Le sue priorità sono quelle di individuare forme di vita, studiando le piccole galassie che orbitano intorno alla Via Lattea. Cercherà anche le stelle più antiche dell'universo, provando a raccogliere dati sull'origine dell'universo stesso. È una cosa enorme. La NASA punta su due variabili con questo nuovo telescopio: una scansione approfondita dei cosiddetti esopianeti, ovvero pianeti esterni al nostro sistema solare, e la ricerca di estremofili, un tipo di vita che ama gli ambienti estremi. Gli estremofili sono stati scoperti per la prima volta sul pianeta Terra negli anni 60, sul fondo del mare vicino alle isole Galapagos. Gli scienziati hanno trovato microorganismi che vivevano vicino alle bocche idrotermali che punteggiano il fondale marino in quella parte del mondo. Per prosperare in luoghi come questi, con temperature estreme di oltre 370 gradi, è necessaria una grande resistenza. Insomma, riuscite a immaginare il calore? Questa scoperta ha rappresentato un punto di svolta per il campo dell'astrobiologia, poiché gli scienziati hanno capito che la vita può sopravvivere in condizioni estremamente dure, simili all'atmosfera presente in diversi esopianeti. Ma se siamo abbastanza fortunati, la vita potrebbe comparire anche nel nostro quartiere. Guidata dal mantra «Segui l'acqua», la NASA sta lanciando due importanti missioni all'interno del nostro sistema solare, che possono contribuire ampiamente alla ricerca di vita extraterrestre. Vi ricordate di Giove, vero? È il gigante gassoso che ha una luna nota come Europa. Qualche anno fa, gli scienziati hanno scoperto che Europa ha un oceano nascosto dietro strati di crosta ghiacciata. E c'è ancora di più. Secondo le ricerche, l'acqua di Europa è salata, proprio come quella del nostro pianeta. Europa è un grande candidato per l'individuazione della vita, ma la missione Europa Clipper non ha lo scopo di cercare di identificarla. Piuttosto, orbiterà intorno alla Luna e raccoglierà quante più informazioni possibili sulle sue condizioni atmosferiche. L'altra missione legata alla Luna è Dragonfly, un ottocottero che esplorerà la Luna di Saturno, Titano. Il lancio è programmato per il 2027 e arriverà nell'orbita di Titano solo intorno al 2034. L'astronave campionerà ed esaminerà una serie di siti promettenti intorno alla luna ghiacciata di Saturno e, chissà, troverà qualche nuova informazione sulla vita di ET?
Vediamo cosa succederà. Ma direi che non siamo mai stati così vicini a una grande scoperta come ora. Le infinite vastità dell'universo contengono illimitate possibilità e segreti. Ed ecco una delle domande intriganti. Come sarebbe la vita per noi umani su altri pianeti? Immagina un mondo in cui le leggi della fisica, l'ambiente e le condizioni siano molto diverse da quelle a cui siamo abituati. Come ci adatteremmo ed evolveremmo per sopravvivere in queste strane nuove terre? Scopriamolo insieme! Mercurio è il pianeta più vicino al Sole e ha un'atmosfera sottile. Le temperature sono estreme, di giorno superiamo i 425 gradi e di notte scendiamo a meno 178 gradi. Quindi, che cosa possiamo fare per sopravvivere a queste temperature folli e alla costante radiazione solare? Forse potremmo magicamente trasformarci in metallo? Ad esempio, il titanio e il platino possono tollerare perfettamente le alte temperature. Ma seriamente, però, c'è un'opzione possibile. Potremmo stabilirci sottoterra, dove le temperature non sono così frenetiche. Se vivessimo sottoterra, potremmo evolverci con occhi grandi per catturare meglio la luce. Potremmo anche sviluppare una pelle più spessa per proteggerci dalle intense radiazioni. Fondamentalmente abbiamo due opzioni: diventare metallo o diventare talpe. Passiamo a Venere. Questo pianeta è estremamente ostile. Prima di tutto, Venere è noto per la sua atmosfera densa e tossica. L'intero pianeta è ricoperto di anidride carbonica e la sua superficie è assolutamente asciutta, il che lo rende estremamente caldo. La temperatura media è di circa 450 gradi, rendendolo uno dei pianeti più caldi del nostro sistema solare. Inoltre, non dimenticare la folle pressione. Stare su Venere sarebbe come stare a un chilometro sott'acqua. Solo i microbi particolarmente resistenti della Terra potrebbero sopravvivere in tali condizioni. Quindi, se vuoi vivere su Venere, potresti dover diventare un microbo. Ma sfortunatamente, dal momento che non siamo microbi, dovremmo indossare attrezzature speciali per sopravvivere lì. Forse dovremmo sviluppare un esoscheletro resistente al calore per proteggerci, oltre a procurarci dei nuovi polmoni in grado di filtrare gli elementi tossici nell'atmosfera. Parliamo del nostro fratello rosso preferito, Marte. Il primo cambiamento evidente dopo poche centinaia di anni sarebbe lo scheletro. La gravità su Marte è molto più debole che sulla Terra, quindi i tuoi muscoli e le tue ossa si ridurrebbero. Per compensare questa differenza, dovresti mangiare di più e probabilmente cominciare ad andare in palestra. Inoltre dovresti adattarti alla bassa pressione atmosferica e alle temperature più fredde. Devi trattenere il calore, giusto? Ciò significa che avresti bisogno di uno strato più spesso di grasso corporeo. Scusate, gente, ma su Marte potremmo ingrassare, sì. Un motivo in più per iniziare ad allenarsi. Un altro grande cambiamento si verificherebbe nella tua pelle. La tua pelle è come una grande barriera che ti protegge da cose dannose come batteri, luce UV, aspetto totalmente inquietante e così via. Allora, che cosa ne sarebbe stato? Molto probabilmente diventeresti arancione a causa dei carotenoidi. I carotenoidi sono un tipo di nutriente che viene da alimenti come carote, patate, pomodori e così via. Proteggono molto bene dalle radiazioni ultraviolette su Marte. Hanno solo uno svantaggio. Mangiando un sacco di zucche dal mercato degli agricoltori marziani, comincerai gradualmente a diventare arancione. Ma forse non è così male. Forse la vita su Giove sarebbe più facile? Sì. No, non ha terraferma. Questo pianeta è composto da idrogeno ed elio ed è indicato come un gigante gassoso. Fluttueresti semplicemente lì come in un'enorme nuvola e anche se riuscissi ad atterrare e provassi a camminare, sarebbe come muoverti attraverso una nebbia super fitta. Quindi, come ci evolveremmo lì? In primo luogo, potremmo diventare molto più grandi per resistere all'immensa pressione. In secondo luogo, le fluttuazioni di temperatura su Giove sono enormi. La superficie è spaventosamente fredda e la temperatura aumenta notevolmente sotto gli strati esterni dell'atmosfera. In terzo luogo, se vivessi su Giove, non ci sarebbe linguaggio verbale. Questo gigante gassoso assorbe le onde radio, quindi anche se parlassi nessuno ti sentirebbe. Non ci sarebbe stata nemmeno musica, quindi niente feste. E qual è il punto allora? Ehi, forse potremmo comunicare con il linguaggio dei segni, ma neanche questo è così semplice.
Giove è pieno di venti selvaggi e nuvole temporalesche, quindi è improbabile che tu possa vedere qualcosa. Quindi anche se ci evolvessimo lì in qualche modo, le nostre vite non sarebbero comunque facili. Prima di atterrare su Saturno, probabilmente vorrai dare un'occhiata ai suoi iconici anelli, ma non saresti in grado di farlo perché gli anelli di Saturno sono costituiti da un mucchio di particelle di ghiaccio che volano nello spazio. Quindi sarebbe estremamente difficile atterrare. Andiamo direttamente a Saturno stesso. All'inizio può sembrare che Saturno non sia così male per noi. Alcuni strati di questo gigante gassoso hanno temperature abbastanza piacevoli. Se ci immergiamo più in profondità in Saturno, diventa sorprendentemente caldo fino a 3 gradi nel suo secondo strato. Questa è una temperatura media in paesi come la Svezia e il Canada. Ma sfortunatamente questo è solo uno di questi livelli. Il resto del pianeta è incredibilmente freddo, quindi per sopravvivere su Saturno dovremmo lavorare molto. Oltre al freddo dovremmo affrontare il duro ambiente del pianeta, comprese le sue intense tempeste, i forti venti e le radiazioni. Per proteggerci da queste condizioni avremmo bisogno di sviluppare una pelle dura di nuovo, trovare ripari e così via. Il prossimo pianeta è Urano. Ha un ambiente molto diverso dalla Terra, con temperature molto più fredde, una mancanza di una superficie solida e un'atmosfera molto diversa. È come Giove, ma con vibrazioni blu. Non è poi così male, però, c'è persino acqua su Urano. L'unico problema è che il pianeta è pieno di ammoniaca, quella robaccia che usiamo per pulire, sì. Quindi non essere sorpreso se senti un forte odore. Inoltre fa incredibilmente freddo là fuori, come un inverno quasi senza fine. Quindi, come sarebbe sopravvivere in un ambiente così oscuro e duro? Avremmo bisogno di nuovo di una pelle più spessa per far fronte a temperature estreme. E ancora avremmo bisogno di occhi più grandi per vedere meglio in tutta questa oscurità. Potremmo persino dover sviluppare un nuovo sistema uditivo, come quello dei delfini. Non sarebbe divertente, però? Passiamo a Nettuno. Se gli esseri umani dovessero trasferirsi su Nettuno, dovrebbero adattarsi alle sue dure condizioni. Nettuno, l'ottavo e più lontano pianeta dal Sole, è un altro gigante gassoso. L'unica differenza è che questo pianeta potrebbe avere un nucleo solido. Se dovessimo vivere su Nettuno, avremmo bisogno di galleggiare o di nuotare nella sua atmosfera ricca di metano. Avremmo anche bisogno di sviluppare branchie o qualcosa di simile per respirare. Fondamentalmente ci trasformeremmo in rettili spaziali o pesci cosmici. La gravità su Nettuno è leggermente più forte di quella terrestre, ma i forti venti rendono difficile stare fermi in un posto. Per resistere al vento dovremmo essere molto più pesanti. Ancora una volta dovremmo mangiare molto e sviluppare alcuni muscoli. Sì, tecnicamente non è un pianeta, ma lo amiamo e non possiamo ometterlo. Un mondo piccolo, lontano e incredibilmente freddo. Plutone è persino più piccolo della nostra Luna. E per questo motivo non c'è quasi gravità lì. Sarà estremamente difficile starci sopra. Per evitare di volare accidentalmente nello spazio mentre giochiamo a calcio, dovremmo creare una finta macchina gravitazionale. E se non vogliamo avere le vertigini... All'epoca delle missioni Apollo, gli astronauti di ritorno dalla Luna dissero che la polvere sabbiosa che ricopre il suolo del nostro satellite aveva un peculiare odore e sapore. Sì, l'hanno assaggiata. Un odore di polvere da sparo. Ovviamente non c'è polvere da sparo sulla Luna. La polvere lunare è composta in gran parte di silice, risultato degli impatti meteoritici. Le meteore che colpiscono la superficie lunare a grandissima velocità riscaldano la temperatura del suolo, trasformandolo praticamente in vetro. L'impatto però polverizza tutto ciò che colpisce, creando quella sottile polvere grigia. Per il resto la polvere lunare è composta di ferro, calcio e magnesio. La polvere da sparo invece consiste per lo più di salnitro, carbone e zolfo. Ma allora perché la polvere lunare ha un odore simile alla polvere da sparo? Non solo, perché una volta riportati dei campioni sulla Terra, la polvere lunare non aveva alcun odore? Una possibile spiegazione è che la Luna somiglia in un certo senso ai nostri deserti sabbiosi come il Sahara, secco e arido. Annusando l'aria nel deserto si nota subito che non ha alcun odore. Ma se per caso dovesse piovere, ecco che l'acqua e l'umidità solleveranno ogni sorta di odori dal terreno, prima intrappolati nella sabbia. Stessa cosa forse con la polvere lunare. Portata qui sul nostro pianeta non aveva più alcun odore, tra l'altro gli astronauti non possono annusare nulla da dentro il loro casco spaziale.
Dentro il modulo lunare, però, l'umidità era entrata in contatto con i campioni di polvere, creando quello strano odore. Un'altra ragione potrebbe essere la reazione della polvere lunare esposta alle particelle ionizzate del vento solare. Le particelle colpiscono la superficie della Luna di continuo, perché il nostro satellite non ha atmosfera, quindi nessuna protezione dal vento solare. Le particelle sono leggerissime, possono volare via ed evaporare al minimo movimento di superficie. Quando gli astronauti portarono campioni di suolo lunare sul loro modulo, le particelle ionizzate iniziarono a muoversi, forse causando quell'odore. Il che spiegherebbe anche come mai i campioni abbiano poi perduto il loro odore. Leggere come sono, le particelle sono volate via dai campioni quando erano ancora nel modulo lunare. Spostati poi in contenitori isolati a vuoto, gli ioni ormai erano andati via tutti. Ma attenzione, quei contenitori forse non erano del tutto sigillati. La polvere lunare è fatta in pratica di piccolissimi cristalli dai bordi affilati. Forse i cristalli hanno creato microscopici tagli nei contenitori, facendo entrare aria e umidità e facendo fuoriuscire le particelle ionizzate. Sarà necessario studiare a fondo la polvere direttamente sulla Luna per capire meglio le sue proprietà. La superficie lunare è letteralmente costellata di crateri da impatto, ma uno in particolare ha attirato l'attenzione degli scienziati. Più che un cratere da impatto, somiglia a un tubo, un ingresso a qualche sistema di caverne nel sottosuolo lunare. Gli scienziati hanno rilevato una precisa eco che suggerisce come il suolo al di sotto sia cavo. La stessa eco è stata rilevata anche in altre posizioni vicine al cratere, quindi è possibile che vi siano sistemi di gallerie. Il cratere è largo quanto un intero campo da calcio. Può darsi che sotto la superficie della Luna ci sia un intero paese delle meraviglie, un possibile rifugio sicuro per gli astronauti o magari un attracco per future colonie lunari. Nessuno è mai rimasto sulla Luna per più di 3 giorni a causa delle condizioni a dir poco ostili del nostro satellite. Estrema escursione termica, atmosfera quasi assente e nessun campo magnetico a proteggerci dalle micidiali radiazioni solari. Gli astronauti indossano tute protettive, ma la protezione dura solo pochi giorni. Un tunnel sotterraneo sarebbe quindi ideale, come i tunnel di lava creati dai flussi di magma ormai spenti nel sottosuolo terrestre. Quando la lava scorre e poi si ferma, il tunnel pian piano si svuota e diventa cavo. Sul nostro pianeta ce ne sono molti, ma nessuno grande come il tunnel individuato sotto quel cratere lunare. Nel 1178, quando io non c'ero ancora, 5 testimoni in Inghilterra riferiscono di aver visto la Luna spaccarsi in 2, a partire dall'alto. Sì, era in fase di luna crescente durante l'evento. La spaccatura si allargò e ne fuoriuscirono fuoco e fiamme. Il monaco che tramandò l'evento nelle sue cronache scrisse di fiamme incandescenti sputate fuori con carboni ardenti e scintille. La Luna poi cominciò a tremare e a pulsare, si fermò e assunse una tonalità un po' più scura. L'evento restò dimenticato finché, a metà del XX secolo, catturò l'attenzione di alcuni scienziati. Questi ultimi lessero la cronaca e capirono che la spaccatura descritta nel libro corrispondeva a un enorme cratere lunare, largo almeno 22 chilometri. Un cratere simile può essere opera solo dell'impatto di un grande asteroide. Investigando più a fondo, gli studiosi confermarono che il cratere in questione era molto recente in termini astronomici. Risaliva appunto a circa 800 anni prima. In quel caso però ci sarebbero stati anche milioni di frammenti dell'impatto precipitati sulla Terra. La gente avrebbe assistito a una spettacolare pioggia di meteore. Le stelle cadenti nel cielo sarebbero rimaste impresse nella memoria e nelle cronache dell'epoca. Invece pare non sia accaduto nulla. Per questo altri scienziati ritengono che quel cratere sia molto più antico. La teoria più accreditata e verosimile l'ho data tra 1 e 10 milioni di anni fa. Se fosse davvero apparso solo 800 anni fa, la superficie della Luna intorno al cratere sarebbe ancora molto più calda di quanto sia adesso. Ma allora, cos'è accaduto davvero nel lontanissimo 1178? Probabilmente i testimoni furono solo molto fortunati nell'alzare gli occhi al cielo mentre un asteroide veniva incenerito nella nostra atmosfera. Lo spettacolo fu senza dubbio impressionante e, visto da una certa angolazione, venne scambiato come un'improbabile esplosione della Luna. Questo spiegherebbe anche come mai così poche persone riferiscono dell'evento. L'angolazione giusta era ristretta ad appena pochi chilometri. Tornando sulla Luna, di recente sono state scoperte tracce di acqua e di ossigeno. L'acqua è stata forse portata sul nostro satellite dagli asteroidi precipitati sulla sua superficie, i quali non di rado trasportano preziose molecole di H2O.
Possibile quindi che qualche traccia sia rimasta dopo l'impatto. Naturalmente l'acqua è pochissima, ce n'è di più nel Sahara che sull'intera superficie lunare. L'ossigeno invece è molto rarefatto, il che significa che non è ancora possibile per noi respirare sulla Luna. Tutto a causa del vento solare. Onde di energia disperse dal Sole ad altissima velocità e capaci di portar via molecole di ossigeno dalla nostra stratosfera lontano nello spazio. Alcune di queste molecole hanno alla fine raggiunto la Luna, il che spiega anche un fenomeno molto curioso. La Luna si sta arrugginendo. Sul suolo lunare c'è molto ferro che, come si sa, esposto all'ossigeno e all'acqua, arrugginisce. Alcune zone sulla Luna appaiono già ora leggermente più rosse di altre. Sono quelle in cui vi è la più alta concentrazione di queste molecole. Se il processo dovesse continuare, in un futuro remotissimo la Luna assomiglierà a Marte, colorata di rosso. In effetti il pianeta rosso ha questo colore proprio a causa del processo di corrosione in corso da milioni di anni. Un tempo su Marte c'erano fiumi e oceani e l'atmosfera conteneva ossigeno. Un altro curioso fenomeno lunare sono le luci blu e rosse che ogni tanto si vedono durante le fasi di luna crescente. Si tratta di lampi velocissimi che durano meno di un batter d'occhio. In effetti si tratta davvero di lampi, o meglio, fulmini, scariche elettriche. A causarle sono le forze di marea che provocano forti stress meccanici nelle rocce. Si genera così un campo elettrico da cui partono quei lampi blu osservati con sorpresa da molti. Per tua informazione, comunque, è ufficiale. La Luna, purtroppo, non è fatta di formaggio. Un vero peccato.